ragazzi, buongiorno, io sono Escobar, questo è il mio canale, questi sono i nostri video. Per chi non fosse ancora iscritto si iscriva, per chi fosse iscritto rimanga con me. E io sono troppo fashion con questo foulard che mio padre mi ha donato, credo, mio padre sapete che soffro comunque di amnesia e non me ne fate una colpa, io ho problemi. Che poi la cosa che più mi uccide proprio dentro e quando la gente mi conosce mi dice: Escobar, tu hai problemi, però in senso positivo, nel senso io ho problemi perché ho un forte senso ironico e sono anche molto intelligente e sveglio e anche modesto, come avete notato. modesto non è una mia caratteristica, la modestia. E di conseguenza quando parla con me una persona ci rimane ore a parlare perché poi si può spaziare in ogni argomento e si diverte anche, e mi diverto anch'io, anche perché la socialità è alla base della vita e la vita consiste nell'essere comunque un soggetto che parla con altri. Se l'isolamento non è la soluzione migliore, una persona può essere timida, non si deve mai isolare, perché isolandosi si crea una sorta di rifiuto interiore della società. Ok, non sto parlando di questo, andiamo all'argomento giusto, ragazzi. Ho problemi, mi stavo andando un altro argomento. Stavo andando, cioè, vedete quando tipo a scuola fanno mantenetevi nella traccia, non uscite fuori traccia. Io sono quello che esce fuori traccia. Ok, andiamo a parlare di un problema. Oh, l'avete visto? L'avete visto? Non 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 l'avete visto? Ok, lo smetto, se non mi arriva in fronte sto coso. Un altro prodotto che serve però, in questo caso, a lo stomaco dei pesci, per quanto riguarda infiammazioni, per quanto riguarda malattie varie, per quanto riguarda la stabilità dello stesso, per quanto riguarda l'appetito e per quanto riguarda, ho smesso di dire per quanto riguarda, che bella sta parola, per quanto riguarda, non è una parola, una frase, una locuzione. Ok, continuiamo. Allora, parliamo dell'aglio, estratto liquido dell'SHG. Questo è il video finale dei prodotti che ho fino adesso trattato dell'SHG, è una nuova marca, un nuovo prodotto a cui mi sto approcciando e lo sto condividendo con voi. Ci ho speso in tutto adesso un bel po' tanto, 16, 17 euro, 20 e passa, siamo sui 35-40 euro di prodotti, lasciamo perdere, nessuno ha sentito nulla, ok? Non mi giudicate, questo è il mio cavalletto rotto che dovrò buttare, ma, cioè, ma mi dite come far leggere una videocamera, una cosa del genere? Cioè, sto coso non regge neanche un moscino, se si poggia un moscino qua sopra, piglia, cade e muore. Il moscino è anche questo. Comunque, l'aglio liquido è necessario e va somministrato a gocce, al di sopra, comunque nel mangime, prima di somministrare il mangime la mattina. E come al solito andiamo comunque a leggere la descrizione del prodotto, perché comunque questa è una rubrica dedicata ai prodotti dell'acquariofilo e quindi di conseguenza è necessario conoscere ciò che andiamo a immettere nell'acquario. Io vi leggo la descrizione, così poi nel caso in cui lo vogliate comprare questo prodotto sapete a cosa andate incontro e lo conoscete già. Anche perché una persona come me, come voi, quando entro in un negozio fa sì, tipo è come un bambino che entra in un negozio di giocattoli, fa quante cose da comprare, mia, e poi fai oh mio Dio, non ho i soldi dietro, non posso vendermi una gamba per comprarmi tutto, e comincio a pensare cosa posso comprarmi, ottimizzare comunque i miei soldi in modo tale comunque da tenere un acquario in ottime condizioni, però spendendo poco, diciamo così. E incontri, vai con la vista e ti innamori tipo colpi di fulmine con questa cosa qui e dici voglio vivere con te, sì, aglio liquido, voglio vivere con te, ti puzzerà l'alito a vita, ma voglio vivere con te, sei utile aglio liquido. Comunque andiamo a leggere la descrizione. Bando le ciance, ciancio le bande. Estratto puro di aglio senza aggiunta di conservanti. Sapete ragazzi, questo forse sarebbe bene, cioè a bere sta cosa, ok, faresti tutti che ammazzi qualcuno,
Però avresti anche un alito che potresti ammazzare qualcuno. Ok ragazzi, per un metodo volete ammazzare qualcuno, compratevi un flaconcino di questo, bevetene un goccino la mattina e vedete che nessuno vi si avvicina più. Oppure se avete un bullo, a questo punto, ecco, questo vi do un consiglio, lui si avvicina comunque per rompermi le scatole. Io non ne ho mai avuto in vita mia di bulli, hanno sempre avuto paura di me. Non lo so, forse è il mio carattere, sono un po' oscuro nelle mie cose, sono lì solitario. Sono sociale, però solitario. È una contraddizione questa cosa qui, però mi piace stare da solo, mi piace stare con le persone, per stare tutto troppo con le persone mi impaurisce, di conseguenza rimango solo perché mi piace riflettere, pensare, guardare il tramonto e altre cose. Ok, come sono passato dall'aglio liquido al tramonto? Sì, perché il tramonto è l'aglio liquido dei sentimenti. È così bello da poterlo osservare, ma allo stesso tempo ti sbalza via col suo odore, perché non riesci ad avvicinarti, lo guardi, ne sei attratto, ma non puoi avvicinarti. È come una persona che mangia aglio. Diciamo, vedi una ragazza molto bella, o nel caso in cui ci si trovi in altri ambiti, una persona che ti piace, diciamo così. Tu la osservi, la vedi da lontano perché ti piace come persona, ti piace come fisicamente eccetera eccetera, poi ti avvicini, apre bocca e ti uccide. Il tramonto è più o meno la stessa cosa, lo puoi vedere ma non ci puoi avvicinare. Quindi il tramonto è come una persona che mangia l'aglio. Rifletteteci, vi ho fatto anche un discorso sopra su questa cosa. Oh mio Dio, come sono intelligente. Con tripla G però, è intelligente. GG, sì, dicevo, si pronuncia così. Ok, andiamo avanti. Sto dilagando di nuovo. Ideale per rafforzare le difese immunitarie dei pesci d'acqua dolce e marine, previene la proliferazione di endoparassiti. Ecco ragazzi, molto importante questa parola, endoparassiti. I parassiti sono pericolosissimi, specialmente per i pesci, e prevenirli, perché qua dice previene la proliferazione, non elimina. Previene, diverso da eliminare. Andiamo avanti. Agitare energicamente il flacone. Non l'ho fatto perché non leggo mai le somministrazioni. Non è giusto. Lo vengo a sapere dopo perché me lo vengo a leggere con voi. Agitare energicamente il flacone e versare qualche goccia di prodotto direttamente sul cibo, ecco come ho detto io, alcuni minuti prima della somministrazione ai pesci o direttamente in acquario. Ragazzi, meglio sul mangime che in acquario, perché in acquario combinate un bordello che neanche immaginate con l'aglio liquido. Quindi somministrate qualche minuto prima e poi glielo date. Dosando 5 ml di prodotto ogni 100 ml d'acqua aggiungi al tè. No raga, il fatto del dosare 5 ml di prodotto ogni 100 ml d'acqua, cioè non è che state a cucinare la pasta con il pomodoro. Cioè non è che state a fare prima il soffritto e poi ci mettete i pomodorini per farlo insaporire l'olio. Perché poi nel soffritto no, voi mettete l'aglio e fate insaporire l'olio con l'aglio. E poi quando vi andate a versare il sugo potete anche togliere l'aglio, perché si è già insaporito. In quel caso comunque sarebbe aglio in camicia, perché andate prima a schiacciare e poi a mettere nel soffritto. Ok, come sono finito qui? Me ne sto appariando da solo stamattina. Comunque, quando non è pasta, ok, non dovete condire la pasta. Io vi consiglio ogni 4-5 giorni, dipende dal mangime, mettere una goccia di questo prodotto sopra, aspettate un minuto tipo e poi lo andate a mettere, perché quelli se lo mangiano, poi aumenta anche l'appetito dei pesciotti. Ragazzuoli, dopo questo video in cui ho dilagato per parecchio, però spero che vi siete divertiti, perché mi sono divertito io innanzitutto a fare questo video, perché è stato bello, sinceramente è stato bello. Ma mi devo andare a montare i video. Ragazzuoli, non so se vi potrò rispondere. Allora, scusatemi una cosa. Io non sto rispondendo quasi a nessuno, né su Facebook, né sulla chat di Facebook, perché mi arrivano tantissime domande, tantissime cose, e io non ho tempo. Poi invia email, mi stanno inviando un casino di roba, non ho tempo di leggere anche le email. E tanto, cioè già non ho fatto un gruppo WhatsApp di questa cosa, e già tanto, perché comunque tengo un po' molto la mia privacy.
vorrei evitare di fare casini di questo genere, anche perché so come sono fatto io, e quindi passare 3 giorni a parlare con voi, perché sono un tipo che non sta tanto bene con qui, però qui ma in senso positivo. Mi raccomando di iscrivervi, commentare, lasciare un bel like, e io mi abbraccio i miei prodotti miei SHC miei. Questa è la fine della rubrica, credo. Loro verranno a casa con me perché sono miei. Io vi dico comunque di iscrivervi, commentare, di lasciare un bel like e di iscrivervi. E come ce l'ho detto, giusto? Ok, ciao ragazzi. Miei prodotti.